Ragazzi, un breve video per tornare sulla operatività di David e che qualcuno ancora non è riuscito a mettere bene a fuoco. Senz'altro nel gruppo avete notato le varie performance, i risultati ottenuti da David stesso, che come vedete sono riassunti in queste due evidenziazioni, questi 11 euro che ad agosto sono arrivati ad essere 635 alla data odierna, che è appunto il primo di marzo, e quindi dati riferiti appunto a tutto 28 febbraio. L'operatività, senz'altro la conoscete, è il nostro botte che opera sfruttando le tips che mandiamo gratuitamente nel gruppo WhatsApp e che in questo caso riguarda principalmente l'attività di over 0,5 alpha time. Le statistiche, ne abbiamo parlato ripetutamente, si attestano appunto all'80% dei risultati positivi in Alpha Time, appunto sfruttando queste segnalazioni. Il bot ovviamente opera in automatico, quindi non sono solo le singole segnalazioni che mandiamo, ma il bot permette anche la giocata in automatico, appunto pescando da questo archivio. Bene, David da mese di agosto, strutturando un MASA 1 su 5 nell'Alpha Time, quindi un semplice MASA che in sé per sé rende non eccessivamente, rende centesimi di bundo, ma che sfruttando l'interesse composto appunto permette di incrementare di volta in volta la cassa. L'interesse composto, anche questo non penso sia il caso di ritornarci. Lo conoscete, anche questo concetto che abbiamo introdotto e che appunto permette di operare con una nuova cassa aumentata del guadagno del MASA precedente. Ipotesi: in un MASA vinciamo un euro, abbiamo una cassa 100, vinciamo 1 euro, nella operatività successiva andiamo a strutturare tutta l'operazione con una cassa aggiornata, quindi è cassa, la nuova cassa è 101. Questo ci permette in pratica una sorta di all-in, una sorta di multipla, chiamatela come volete, ma che ha permesso la realizzazione di queste performance, quindi appunto 11 euro che diventano 635, quindi 63 volte la cassa, 60 volte la cassa, che corrisponde a una un risultanza di 6.000%. E stiamo parlando soltanto dal mese di agosto fino ad oggi. Raggiunti questi obiettivi, David ha ben pensato di strutturare questa operatività con è vero che mensilmente non è mai riuscito a perdere, e quindi mese per mese ciclicamente abbiamo questa sorta di quesito scaramantico che gli chiedo: quando sei riuscito a ottimizzare in questo mese? E puntualmente il 30-40% che mediamente riesce a fare ogni mese gli permette appunto questo incremento di cassa che lo porta a questi risultati. Sfruttando questo ipotesi 40%, di fatto in un'ottica di operatività annuale permette 40% mensile, in una operatività annuale permetterebbe una sorta di gestione mese per mese, come se fosse un evento di un MASA. Andiamo a vederlo insieme, così rendo più semplice questa operatività anche per chi è poco addentro al discorso.
un nuovo Mansa in cui ovviamente partiamo cassagendo per fare il solito discorso in percentuale, quindi se i nostri eventi sono mensili, cioè se ogni mese andiamo a vederci la situazione, e quindi possiamo benissimo impostare questa operatività in cui la gestione viene fatta mese per mese, cioè ogni mese andremo, ogni fine mese, una volta che avremo certificato il guadagno oppure l'operatività del mese, andremo a scegliere, o meglio, il MASA ci suggerirà il nuovo stake complessivo della cassa da mettere in palio per quel mese, in maniera molto semplice, come andiamo a vedere in dettaglio adesso. E David è talmente sicuro della sua operatività che mi ha permesso di non perdere mai da agosto finora, e quindi in via cooperativa si è attestato a un 11 su 12. Io ritengo che è anche eccessiva come pretesa, perché potrebbe essere di incappare in qualche situazione ingresciosa, ma andiamo a vedere in dettaglio quello che fa David, e poi andiamo a vedere quello che invece ritengo io più opportuno, più giusto. Quindi 100 euro di cassa a inizio gennaio, oppure no, partiamo da oggi, oggi 1º marzo, e quindi andiamo a vederci 100 euro che uno vuole investire oggi 1º marzo. E gli eventi 12, e come dicevo, David dice che almeno in 11 mesi riesce a portare a casa il mese senza perdere mai, ogni singolo Masa 1 su 5. È ovvio che continuerà a giocare tutta la cassa per tutto il mese dello stake messo in palio, quindi ogni volta sarà sempre il reinvestimento di tutta la cassa stabilita per quel singolo mese. Ha ipotizzato una quota media del 40%, qui mi sembra che parlava di 1,38, andiamo a rivedere. 7 Masa. Ecco, vedete, 1,38. Quindi ha azzardato 11 su 12 a quota 1,38. Quindi significa che in ogni mese si aspetta mediamente la quota. Ovviamente possiamo aggiornarlo di volta in volta, perché appunto andremo a certificare a fine mese quello che in questo momento, in quel mese, riesce a realizzare. Guardate la quota eccezionale, che è 8 volte la cassa. Quindi 100 euro rispettando questo 11 su 12, diventerebbero a fine anno 858. Lui mi sembra che appunto ha una cassa di 600 euro, quindi sarà 6 volte tanto, quindi sarebbero 4.800, 5.000 e passa euro. E diciamo, se rispetta questa sua aspettativa, verrebbe fuori oggettivamente una operatività interessante. Limitiamoci a dire interessante. Che succede? Qui per il mese di marzo, dei 100 euro ipotizzati, il MASA gli suggerisce una cassa a rischio di 75, quindi non richiederà per ogni singolo Masa di 1 su 5, non la totalità della cassa che ha a disposizione, ma 75,18 euro. È ovvio che oggi, 1º marzo, mette a rischio questi 75 euro nella prima operazione, in un Masa su 5, alla prima vittoria che otterrà in sole 5 partite, riuscirà a guadagnare 1 euro, 0,50, 3 euro, quello che sia, la vincita di quel Masa, e quindi la nuova cassa arriverà per esempio a 78 euro, 77, e nel Masa successivo reinvestirà questa cassa fino a che ovviamente tutto il mese non si trasformerà in una vincita ipotizzata del 38%. È ovvio che se a fine mese
questa vincita, ipotizziamo che porti a casa tranquillamente questo importo, se non dovesse arrivare a 128, partendo 75, quindi un incremento di 28 e 57, se non arriva a cassa 128, avrebbe cassa a disposizione, avrebbe comunque contabilmente da aggiornare questa quotazione e se per esempio ha realizzato il 40%, cambierà questa quota e aggiornerà con la nuova cassa. Se ovviamente ha incassato il 33%, cambierà questa quota e avremo il risultato effettivo che certificherà appunto questo incremento che ha avuto in questo mese. È ovvio che se perderà un maso di 1 su 5, quindi beccherà 5 sconfitte su 5 eventi, quindi la contemporaneità di questo segmento di 5 partite consecutive in cui perderà tutte e 5 le partite in Alpha Time, quindi 5-0-0 Alpha Time consecutivi, darà il loss per questa attività, per questo mese, preso in esempio in quest'ottica. Quindi sarebbe perdente ogni singolo step che in questo caso rappresenterebbe il mese intero. Allora, se lui a fine mese si troverà a una cassa 128, ovviamente avrà certificato questo guadagno, come dicevamo, e si appresterà per il mese successivo, aprile, a giocare un nuovo maso in cui la partenza sarà appunto di 94,32. Quindi ogni singolo maso 1 su 5 con 1 su 5 con interesse composto partirà da 9,42 e verrà incrementato appunto del guadagno che riuscirà a fare di masa in masa per tutto il mese, fino, come dicevo prima, a ripetere e a modificare eventualmente questa quota, questo resoconto, certificando appunto il gain che avrà avuto in quel mese. È ovvio che se nel mese successivo incassa il 35% invece di guadagnare il 38, dovrà ovviamente far sì che questa variazione aggiusti la vincita complessiva, cioè lo stake che otterrà come conteggio contabile del mese stesso e via via di seguito. Quindi è una gestione come se fosse mese per mese, in effetti, cioè è una gestione mensile, ma ritiene questa quotazione come valore totale acquisito in tutto il mese, quindi trasforma in quota questa resa percentuale che raggiunge nel mese. In maniera molto semplice, è come se avessimo un maso in cui la nostra contabilità, invece di essere singoli eventi, sarà appunto un evento mensile, un resoconto di quel mese, per ottenere quella vincita ipotizzata, quella operatività ipotizzata. Quindi aprile, maggio, mese per mese, giugno, eccetera, eccetera, fino a giugno, fino ovviamente a gennaio 2022 e febbraio 2022. Se lui raggiungerà questo 11 su 20, aggiusterà la sua cassa per 8,44 volte l'importo. Quindi sempre tutti masa 1 su 5 per tutto il mese fino al raggiungimento appunto della contabilità mensile. Ritengo che un modo intelligente di gestire l'interesse composto, un modo intelligente di operare, di gestire la propria cassa, money management adattato. Qualcuno lo potrebbe definire maso padre, maso figlio, chiamatelo come volete, ma è soltanto una contabilità di un evento mensile in cui quel mese ho incassato o ho perso quella cassa stabilita per quel singolo mese di operazioni. Ritengo che sia piuttosto semplice, il bello del MASA ovviamente è che lo fa in automatico. Il programmatore sta
già operando per far sì che questo sia automatico, quindi non ci sarà il metter mano mese per mese a questa contabilità, sarà soltanto una serie di raggiungimenti, cioè una gestione. Cercheremo di togliere in pratica anche questa singola operazione che uno dovrebbe fare una volta al mese. Quindi a fine mese certifico la mia contabilità attuale e mi aspetto di operare per il mese successivo. Invece, una volta inserito anche questa opzione su bot, quindi ancora una volta tutti quelli che faranno parte del gruppo del bot, del progetto VIP Bot, riceverà appunto questo sempre gratuitamente, sempre compreso nel singolo costo del canone mensile, raggiungerà ovviamente questa nuova opzione e questa nuova possibilità di gestione praticamente automatizzata. E ritengo molto molto interessante, specialmente in un'ottica di investimento che sta dando questi risultati che sono all'occhio di tutti e certificati dai componenti che fanno parte appunto del nostro gruppo. Quindi non sono io che faccio screen sulla mia operatività a posteriori, ma sono la testimonianza di tutti gli aderenti alla iniziativa VOTE e che frequentano il nostro gruppo 613 Sportivo. Direi che può bastare per oggi, tanto non è che abbiamo molto da dirti, era soltanto per cercare di fugare gli eventuali dubbi e di non intasare, come è già successo, la casella la corrispondenza di David che viene puntualmente ogni volta che pubblico qualcosa inerente alle operatività dei ragazzi. Vengono subito bersagliati da 8.000 domande, quindi ho cercato di evitargli appunto questo disturbo, cercando di dare le stesse risposte che lui avrebbe dato in sostituzione al video che ho fatto oggi. Un saluto dal vostro amico Vax Azzardo.